al circolo ricreativo Le Fontanelle, di nuovo in cucina per preparare un altro piatto tipico della nostra tradizione. Si tratta di un primo piatto, non prima però di aver dato il benvenuto alle nostre ospiti. Club Anziani, Gimar, benvenute a Lorena e Maria. Grazie. Allora, oggi facciamo le Kreshtajat e andiamo a vedere subito gli ingredienti necessari: acqua, salsicce e macinato di magro? Sì. Olio extravergine d'oliva, salsa di pomodoro, sale, farina di mais, farina 00 o 0 soltanto? 00, grana padano e cipolla. Siamo pronti, iniziamo subito a preparare il primo piatto di questa puntata. Spostiamo sui fuochi per la preparazione del sugo, perché ovviamente richiede più tempo, e allora Lorena si mette all'opera tagliuzzando la cipolla. Ecco qua. Intanto Maria, volevo chiederti, sì, il Club Anziani Gimarra, quali sono le attività che solitamente fate? Ecco. Il Club Anziani Gimarra fra qualche mese fa 40 anni. Sì. È nato da un gruppo di amici allora quarantenni ed era un punto di ritrovo perché a Gimarra c'era poco e niente. Intanto aggiungiamo anche la carne, il magro, e poi uniremo anche la salsiccia. E quindi noi con le famiglie andavamo lì il sabato, la domenica, poi è nato anche il campo di bocce, quindi è stato proprio un ritrovo bellissimo. Ora abbiamo inaugurato il 7 novembre il Club Anziani Nuovo. Sì. E lì c'è vari locali bellissimi e loro è di sempre di stare insieme, di giocare a carte. Quindi giocavate anche la specialità delle bocce, ci sono anche dei... No, le bocce non ci sono più. Adesso il nuovo non c'è più il campo di bocce. Okay. Però dopo, adesso avendo i locali nuovi, pian piano si organizzerà qualcosa. Sicuramente, ma siete più uomini o più donne all'interno? No, è più uomini. Più uomini. Però ci sono anche le donne, c'è un bel ritrovo, un bel numero. Sì. Allora, il presidente si chiama? Bruno Secchiaroli. Che salutiamo. Allora, la salsiccia però non viene sbriciolata all'interno insieme alla cipolla e al macinato, ma la salsiccia viene aperta, diciamo, viene estratta dal suo budellino e viene appallottolata, insomma, viene fatta una pallina con le mani. Polpettine. Ecco, come una polpettina e sì, passata nel parmigiano. Sì. Quindi bisogna prendere un po' di pasta di salsiccia, farla roteare un po' come si fanno le polpette, passarla nel parmigiano e poi verranno aggiunte, sì, qua. Sì. Quindi non è il classico ragù, quello, no, con tutta la carne sbriciolata. Queste polpettine, queste pseudo polpettine fatte con la salsiccia e il grana. Sì. Ok. Altra mia curiosità. Sì. Kreshtajat. Allora, uno che non conosce il dialetto fanese, no? Che, oppure che conosce qualche parola. La crescia è anche un nome alternativo della pizza, no? Diciamo. Perché si chiamano Kreshtajat? È una bella domanda. È una bella domanda. E chi ci può rispondere? Non lo so come ti posso rispondere, perché forse è un tipo di mal tagliati. Io non so veramente la parola come viene. Okay. Io l'ho imparata dalla mamma di mio marito tanti anni fa, perché ho anch'io la mia età, e ci è piaciuta molto, quindi però mi dispiace, ma non posso bene rispondere. Indagheremo. Intanto aggiungiamo anche il pomodoro, le polpettine di salsiccia sono già state messe, mettiamo il pomodoro, poi bisognerà aggiustare un po' di sale, immagino. Quanto tempo cuoce questo sugo con queste polpettine? Se lo fai cuocere piano piano il sugo di una volta ci vuole. Il ragù tradizionale bolliva tutta la mattina, sì, no? Beh, adesso un po' esagerato, ma un'oretta e mezza, okay, si va. Perché si fa bollire piano. E allora, mentre il nostro sugo cuocerà, dobbiamo aggiungerci dell'acqua? Un pochino di acqua. Intanto che ci aggiungiamo l'acqua e facciamo terminare la cottura, andiamo a preparare le nostre Kreshtajat. Andiamo subito a preparare le nostre Kreshtajat, che sono una sorta di maltagliati, diciamo, sì, no? Però mentre i maltagliati forse sono più piccoli e si fanno in brodo, sì, le Kreshtajat sono più grandi, si fanno con un sugo.
si fanno col sugo di canne, una volta si faceva anche, ero molto buono con i fagioli, sì, oggi io gli ho proposto con la carne. Con la carne. Però la morte sua sarebbe proprio i fagioli. Un tempo magari si facevano con i fagioli perché erano dei piatti poveri, no? Sì, quindi sì, anche sì. La tradizione voleva questo, anche per una necessità vera e propria. E poi sai cos'era? Una volta c'è chi li fa ancora, io sì. No, però c'è. E l'avanzo della polenta, sì. Poi si faceva le cristaiate il giorno okay, dopo. Ok, questa è un'altra ricetta antispreco, sì. Tanto per dirne un'altra. Sì. Allora, andiamo invece a lavorare. Io parto con le farine, sì, allora okay. Metto tre. Beh, certo, anche perché se non abbiamo la polenta avanzata bisogna sì. Che le facciamo. Sì, okay. Sì, sì. E tu lavori con le mani? Io sì. Come si faceva? Una volta. Ok. Allora, io vorrei dire però una cosa, Club Anziani Gimarra, però sì. Abbiamo un'altra idea noi di un anziano, d'olio. In realtà siete insomma tutti giovanili, giovani ancora e con un certo sprint, voglio dire, ci mettiamo un po' di olio al centro. Un po' di sale e acqua. E acqua, ok. Il bello del Club Anziani, e penso che siano di tutti i club, che vengono le famiglie, quello è il bello, viene la moglie, viene... Adesso non proprio i ragazzini, però la moglie e il marito li passano, chiacchierano, insomma, passano delle serate. È un bel luogo d'incontro, sì, dai. Un bel luogo, sì, un bel luogo d'incontro. Ma quando fate pranzi o cene, chi cucina? Questa è una bella domanda. È una bella domanda. Ma cucinate un po' per uno, c'è una persona preposta che magari ha detto alle cucine? No, cuciniamo un po' per uno, secondo che cosa si voglia fare. E per esempio, Maria, cosa ti piace io cucinare? Io niente, cucino per loro, niente. Ah. Io vado solo a mangiare. Ah, ecco, però quando sei a casa, no, che prepari, sei tra i fornelli, che prepari da mangiare. Che cosa... A me piace che... cambiare, io metto di tutto. Ma il tuo pezzo forte, che cosa sono i primi? Cioè i cannelloni o i cannoli cannelloni, dolci? Cannelloni. I cannelloni, come li fai i ripieni? Ripieni con canne sì. E carne mista e besciamella, il sugo sempre di carne. Sì. E poi si mettono in una teglia, si può cuocere al forno, oggi li ho mangiati e sono buonissimi. Ecco, mannaggia, guarda, vabbè, noi ci rifaremo tra poco con queste crestaiate. Sì. Ecco qua, quindi la prossima volta ti faremo fare i cannelloni o come li chiami tu, cannoli. Cannoli, va bene. Sì. Allora, l'impasto come deve essere? Morbido. Morbido, ok. E questo impasto okay. Deve stare in posa? Sì. Quanto una tempo? Mezz'oretta, ma non di più, eh. Allora lo lasciamo riposare mezz'ora e poi andremo a stendere la sfoglia e a tagliare le nostre, per l'appunto, crestaiate. Allora, abbiamo steso la nostra sfoglia, che poi io continuo erroneamente a chiamarle crestaiate, invece tu dici in un altro modo, crestaiate. Vedi? E non mi viene. Ma io sono fanese, Gioia, no? Hai ragione, io bisogna che imparo un po' di vernacolo fanese, perché questo è anche questo fa parte del patrimonio culturale. Sì. Ecco, però io non sono marchigiana puro sangue, come si dice. E quindi, allora, siamo pronte per il taglio. Lorena, vieni qua e andiamo a tagliare queste, così vediamo anche una tecnica, si fanno. Tutte a striscia. Ok. La dimensione deve essere più o meno questa, di un paio di centimetri. Beh sì, però dopo uno le fa come vuole, se no sì, un paio di centimetri. Ah ok, devono essere proprio irregolari. Crestaiate. Ecco, tanto per ribadire il concetto. Ok, e poi, vedi, questi lavori fintamente imprecisi, perché poi hanno invece sì. Una regola anche questi, vengono fatti in questo modo, ma poi sopra vanno spolverati di farina o di polenta, cioè di farina di mais, la mia domanda è? No, di solito per tenere, siccome che la pasta è morbida sì. e non c'è l'uovo magari che lega, sì. Allora si mette un po' di farina, perlomeno io ci metto, okay. Però per esempio mia suocera ci metteva il mais, allora, era più brava lei di me. Ecco, vedi, una che lo dice, perché poi dopo i mariti solitamente dicono ah, ma erano più buone quelle che faceva mia mamma, no? Di solito è una frase che magari no, qualcuno ha sentito, va bene. Allora, noi abbiamo messo in bollore l'acqua, cioè abbiamo messo a bollire l'acqua che è in bollore quasi, abbiamo aggiunto il sale e anche un po' di olio di oliva. Sì, che fa in modo che non si attacchi. Siamo quasi pronti. Quanto tempo cuociono, cari signore? 3-4 minuti.
schiattare, cominciamo a preparare un bel letto di questo ragù fatto dalle nostre signore del club anziani Gimarra. Ecco qua un letto, è uscita anche una polpettina, vedete? Ecco due. Qua due polpettine. E andiamo avanti adesso perché è tempo di scolare. Sì, tiriamo su le cristaiat, facciamo scolare. Qui, un po' di parmigiano. Il parmigiano lo mettiamo, ok. E sopra e sopra. Ah, ecco, bisogna fare un multistrato. Abbondiamo, dai. Ma sì, saremo generosi e questo sugo di polpettine è davvero spettacolare. Eccole. Eccole qua, sono pronte per essere degustate con tutte le polpettine di salsiccia. Ricordiamo la panatura nel grana padano o parmigiano reggiano. Sì. Io ringrazio la signora Maria e la signora Lorena per essere state con noi. Grazie a voi. Per la loro disponibilità e simpatia. Continuate così, mi raccomando. Grazie. Saluto il club. Speriamo. Certo. Saluto e ringrazio il club anziani Gimarra e vi do appuntamento alla prossima puntata.